14 dicembre 1799. Muore George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d'America. Nominato comandante in capo nella guerra di indipendenza, di fronte a un nemico meglio equipaggiato e preparato, Washington decide di evitare gli scontri in campo aperto e di logorare il nemico con attacchi a sorpresa. Vinta la guerra, presiede il congresso per la stesura della Costituzione e il 4 febbraio 1789 viene eletto all'unanimità primo presidente degli Stati Uniti d'America. Nel 1797, rieletto per la terza volta, Washington rifiuta il mandato, sostenendo la pericolosità di accentrare il potere per troppo tempo nelle mani di un solo uomo, e si ritira dalla vita politica.